Parliamo qualcosa di fresco oggi? Mica tanto, però ho trovato la soluzione. È che noi Rolling Games non ci fermiamo di fronte a niente, neanche a fottuto caldo estivo. Ben ritrovati ragazzi, oggi noi Rolling Gamers siamo qui per parlarvi di un gioco attesissimo, il gioco probabilmente dell'estate. Dell'estate perché fa caldo. Sì, e il gioco che stiamo parlando, eccolo qui, è l'Isola di Fuoco. È un gioco fresco, proprio preciso per l'estate. Vabbè, però mo c'è il momento Stranger Things, che è anni 80, abbiamo un gioco che appunto risbuca da quegli anni lì, dagli anni 80, un rifacimento per la precisione. Con il sottotitolo gli hanno dato nuovo La maledizione di Vulcar, che sarebbe Vulcar, sarebbe il vulcano, che è il tema centrale di tutto il gioco. Andiamo a fare l'unboxing e ci troviamo dopo per le considerazioni. Sì. Eccoci ragazzi, come potete vedere, questa è l'Isola di Fuoco, La maledizione di Vulcar, bellissima, appena uscita fresca, edita da Asmodee. Rispetto alla vecchia scatola, alla prima edizione che è degli anni 80, abbiamo delle modifiche esteriori, è un po' più contenuta, un po' più leggera, e abbiamo i protagonisti nella parte principale della scatola e nello sfondo abbiamo il vulcano, laddove nella prima edizione invece il vulcano la faceva da padrona. È un gioco bellissimo esteriormente, con una grafica diciamo al passo coi tempi. Qui dietro notate quello che potrete vedere, che vedremo presto all'interno. Tra l'altro c'è anche una piccola infografia che mette in relazione la vecchia Isola di Fuoco con la nuova, e come potete vedere la nuova è molto più grande. E visto che ne stiamo parlando, andiamo ad aprirla assieme. Eccoci qua. Allora, noi l'abbiamo già aperta in precedenza, dobbiamo ammetterlo, a dire la verità, perché era troppo bella, cioè era arrivata, non potevamo resistere. Abbiamo la leggenda, piccola e contenuta. Qui un regolamento di gioco. Il tutto riassumibile in poche pagine. Dopodiché, contenuto più importante forse, le porzioni del gioco, la plancia, che ne sono tre, che vanno collegate assieme. È fatta di plastica, molto leggera, tutte separate da queste plastiche, come potete vedere. Le carte per le scarpe, queste. Okay. È la stessa carta che va nelle scarpe, sì, quindi giusto. Separata dalle carte, la carta per le scarpe. L'interiore carta per le scarpe. La parte centrale, quella che va sulla cima, dove viene poggiato poi il vulcano. Dopodiché una bustina che raccoglie praticamente tutte le oggettistiche del gioco. La apriamo assieme. Abbiamo come prima cosa le palme, vanno costruite e messe nel gioco, eccole qui. Dopodiché abbiamo il ponte e le scale, che vanno piazzate sulla plancia. Le biglie e il dado, fondamentale. Le biglie di colori diversi, perché hanno scopi diversi. E inoltre il cristallo, quello che va preso dal vulcano per vincere la partita, o per poter vincere la partita facendo assieme ad altri eventi molti punti. E i personaggini, eccoli qui. Ora me ne prendo uno, ce ne abbiamo uno blu, uno viola, uno giallo e uno verde. Quello verde sembra un soldatino di quelli proprio di plastica che ci giocavo quando ero piccolo. Eccoli qua. Dove sei finito? Ecco qua, viola. Eccoli. Poi abbiamo le carte da gioco. Eccoli qui. Ora le apriamo assieme. Abbiamo bisogno di una forbice. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ecco, le diverse carte. Eccole, ancora poi le ben vedere. Le carte riassuntive del gioco.
molto belle, colorate, carine. Poi andiamo verso la fine con, allora, il vulcano, eccolo qui, Valkur, tutto bello cattivo, apriamolo assieme. Ecco a voi, signore e signori, bello, non c'è che dire, veramente molto 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 bello. Da qui dentro vengono messe le biglie rosse, che sono le palle di fuoco e che uccideranno i concorrenti di gioco. I cartoni, i cartonati, che vanno costruiti e che vanno inseriti, i vari gettoni del gioco, l'elicottero, la plancia da dove iniziano i personaggi, i livelli del cataclisma che aumentano e con l'aumentare dell'intensità aumentano anche le palle, il numero delle palle di fuoco. Defustelliamolo assieme. Direi che ci siamo, abbiamo mostrato tutto quello che c'era da mostrare dell'Isola di Fuoco. Perfetto, avete visto il nostro unboxing, sapete quello che c'è dentro. È un gioco un po' particolare, mettiamo così, ha tante belle cose, belle oggettistiche, le palme, i personaggini, gli elicotteri, tutti i cartonati, la plancia di per sé è grande, il vulcano è bello rispetto al precedente, è molto più alto, molto più grande, tutto più. Però una cosa che, visto che il gioco è mio e che mi preoccupa particolarmente, è la qualità, tra virgolette, del gioco, nel senso che non è pessima, però è anche un po' leggerina, un po' salifragile, e quindi magari è un gioco così, che è un po' cacciarone, che devi buttare le biglie, devi un po' scomporre tutto quanto, c'è sempre un po' il timore che se esageri troppo rovini il gioco, questo un po' dispiace. Io ho visto i materiali tutto sommato sembrano belli. Ovviamente, secondo me, il rapporto gioco per quello che propone e il prezzo, secondo me, è un leggermente sbilanciato. Però, dato che la vecchia edizione qualcuno l'ha pagata anche 120 euro, quindi tutto sommato... Sì, diciamo, qui almeno arrivi quasi alla metà di quel prezzo lì, quindi... Ok, è un gioco che lo compri per un remake, per quella... Quel sapore nostalgico, esatto, la definizione giusta. E anche perché, così, se non vuoi fare delle partite serie, tra virgolette, ma vuoi giocarti un gioco cacciarone, un gioco dove sicuramente se ci invidi un pubblico infantile o piccolo lo attrae perché vede una cosa del genere e poi lo distrugge. Però vede una cosa del genere. No, mai fare giocare un gioco del genere a un bambino, prima di tutto, perché per quello prezzo lì non lo puoi far giocare a un bambino. C'è scritto dai 6-7 anni, però tu te ne freghi, esatto. Che dicono. Ok, però se avessi voluto fare un gioco molto più cacciarone, avrei aggiunto due giocatori. Perché da 2 a 4, un bel gioco cacciarone, da 2 a 6 sarebbe stato preciso. Posso dirti che magari in futuro sarà così, perché mi sembra che ha molte espansioni e tra alcune espansioni c'è anche l'aumento dei giocatori. Ci hanno pensato. Va bene. Ricordatevi, questo è il canale migliore quando riguarda i board games, ne parliamo sempre in maniera scoppiettante, e quindi un bel like non vi costa niente, condividerlo, commentare, diteci no, dite una mazza, insultateci. Sauro soprattutto. Anche Gianluca. Sì, ma sì, perché no? Le stanno sempre loro davanti allo schermo, una volta questa volta abbiamo cambiato noi perché loro sono andati in ferie, sono andati a Mirabilandia, a Garda, noi stanno a divertirci, noi stiamo qua a lavorare, a bruciare letteralmente, quindi... A bruciare letteralmente! E con questo vi salutiamo, alla prossima!